Salve a tutti amici di Apps Paradise, quest'oggi grazie alla collaborazione di MediaWorld Grugliask abbiamo l'occasione di fare la nostra video recensione di LG Optimus L5-2 dopo aver recensito L7-2. Terminale dal prezzo di 199€, interessante, realizzato completamente in plastica nel retro. Andiamo subito a vedere quindi le dimensioni del terminale, perché è un 117x62,2x9,2 mm di spessore per un peso di soli 103 grammi, veramente molto molto leggero, un grande miglioramento da parte di dimensioni rispetto al suo predecessore. Schermo da 4 pollici, eccolo qua, da 4 pollici 480x800 IPS, che migliora dal precedente sicuramente riguardo a definizione, mentre abbiamo una memoria interna di 4 GB espandibile tramite micro SD, abbiamo la porta micro USB posta qua sotto, mentre sul lato sinistro abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume e un pulsante rapido. Sopra abbiamo solo il jack audio da 3,5. Fotocamera posta nel retro da 5 megapixel che registra video a 480p. Processore da 1 GHz 512 MB di memoria RAM. Andiamo a farvi vedere subito nel retro la batteria, che da 1700 mAh estraibile e ci fa arrivare a fine giornata. Presente anche NFC. Ecco qua abbiamo lo slot per la SIM in formato standard e l'espansione di memoria con la fotocamera da 5 megapixel. Processore da 1 GHz single core, 512 MB di memoria RAM. Andiamo a sbloccare subito il terminale per farvi vedere subito la modalità di sblocco, solita di LG, come abbiamo già visto nella tutta la nuova gamma 2013. Sblocco avviene in questo modo, si vede anche un'anteprima del retro, oppure per sbloccare un'applicazione rapida basta trascinarla. Andiamo a sbloccare il terminale, tre tasti, uno home indietro e il tasto impostazioni. Andiamo subito a vedere la parte telefonica del terminale facendo una chiamata con il viva voce. Eccolo qua, la nostra ultima chiamata. Andiamo a impostare subito via voce. La promozione 5 anni per tutti presso i negozi Wind. Oltre a noi. Via voce leggermente gracchiante, ma comunque buono il volume. Volume molto alto dalla capsula auricolare, non però di ottima qualità. Ci sentono comunque abbastanza bene dall'altra parte. Presa di campo nella media. Messaggi, messaggistica, andiamo a vedere la solita tastiera di LG. Ottima la tastiera di LG con i suggerimenti in alto e i pulsanti e le seconde funzioni sui vari tasti. Direi che può permettere una velocità di digitazione molto molto alta. Andiamo subito nel browser web, siamo collegati al wifi, qua sotto in basso abbiamo la barra che si può alzare e abbassare con i vari collegamenti rapidi, tornare all'home, aggiungere una pagina, il segnalibro e tornare indietro. Siamo connessi a wifi, ecco qua, come potete vedere la velocità di scrolling è veramente molto buona, come il pinch to zoom, come la navigazione nella pagina, come LG Optimus L7-2 e LG Optimus G, la navigazione internet è direi veramente molto buona. Abbiamo qualche leggero glitch grafico, ma veramente ottima. Abbiamo provato anche HTC Desiree X, più o meno della stessa fascia di prezzo, e non avevamo sicuramente la stessa fluidità. Come potete vedere, direi molto molto buona la fluidità del terminale, assolutamente da promuovere. LG interfaccia, ci eravamo dimenticato di dire che il sistema operativo è Android 4.1.2. Solita interfaccia di LG con la possibilità di cambiare i vari temi. Andiamo in impostazioni per farvi vedere, dovrebbe essere su display. Andiamo a mettere anche la luminosità massima per farvi vedere che i bianchi sono
buoni, non so se si può percepire dalla telecamera, ma è direi così dalla realtà. È anche abbastanza luminoso lo schermo. Questi sono i vari temi preinstallati nel terminale, e si può anche cambiare l'effetto di sfondo tra una schermata e l'altra, come potete vedere. Direi molto molto bella e molto comoda questa personalizzazione di LG, presente in tutti i terminali, come potete vedere. È anche molto molto fluido, anche l'app drawer diviso in download e widget, veramente ottimo. In questo caso, prima della recensione, abbiamo resettato il telefono così per farvelo vedere stock, così come appare nel negozio. Schermo buono, i neri purtroppo non sono nerissimi, ma i colori sono fedeli. I bianchi li abbiamo già visti, ecco qua, per farvi vedere i neri. Come potete vedere, sono tutto tranne che neri rispetto alla cornice. Sono buoni, ma ci aspettiamo forse qualcosina leggermente in più, ma nulla di che. Fotocamera da 5 megapixel che registra video a 480p. Andiamo a mettere un soggetto, in questo caso il nostro telefono. La velocità di scatto è abbastanza veloce. Andiamo a vedere velocemente le varie impostazioni, che sono tutte queste qua, sono abbastanza. Possibilità inoltre di scattare una foto dicendo cheese, LG, whisky e varie parole. Andiamo a farvi vedere gli scatti che abbiamo effettuato. Comoda della galleria, la possibilità di fare un pinch to zoom out per scorrere tra le varie foto ed eliminarle con uno slide verso l'alto. Questa è la nostra solita foto per vedere la definizione dello schermo, scusate, la qualità della fotocamera, che è più o meno buona. Per essere una 5 megapixel non è una delle migliori 5 megapixel in commercio, ma comunque per vedere il prezzo del terminale direi che è assolutamente buona. Questa è la nostra solita foto dei bicchieri, andiamo sempre a zoomare questa parte in basso, e questa è una macro, così da farvi vedere anche qua l'effetto del computer che è venuto abbastanza bene, vedete che è venuto direi abbastanza bene come macro. Fotocamera direi comunque promosso, a parte la registrazione video. Andiamo quindi ora di parlare dell'interfaccia di LG, con una barra delle notifiche direi molto ricca, con molte applicazioni personalizzabili tramite questo tab modifica, da cui abbiamo possibilità di quick memo, che è possibile in ogni terminale della gamma LG, possibilità di prendere note sullo schermo come sto facendo ora, cambiare inoltre il colore e il tratto delle scritte che andremo a fare sullo schermo e cancellarle, come potete vedere. Potremo salvare con uno screenshot la schermata oppure lasciarla in sovrimpressione mentre andiamo nelle varie aree del terminale. Veramente molto comodo se ci serve, appunto, intanto andiamo a cancellare, se ci serve per prendere ad esempio degli appunti e vogliamo ricopiarle in varie pagine. Andiamo a uscire da questa funzione, direi molto comoda. Parliamo di interfaccia, molto fluida. Abbiamo inoltre qualche cosa che non ci è piaciuta, come questo pulsante più per aggiungere widget, che mi sembra essere tornato indietro di qualche versione di Android. Nulla di che, purtroppo per il lato estetica a noi non piace molto. Poi abbiamo il pulsante ricerca di Google che ci porta a Google Now, e la versione vocale di Google Now che ci porta direttamente là. Andiamo a vedere rapidamente le altre aree del terminale con un'applicazione per l'aggiornamento software di appunti. Abbiamo un Google Chrome preinstallato come varie gestioni del manager. Abbiamo il meteo, solito meteo di LG. Andiamo ad aggiungere una città così da farvi vedere. Aggiungiamo Torino. Ecco fatto. Così per farvi vedere, abbiamo resettato il telefono, non abbiamo reimpostato tutto, purtroppo. Ecco fatto, così potete anche vedere la velocità di caricamento, ad esempio, per aggiungere semplicemente una città. Barra di notifiche che presenta anche la regolazione della luminosità buona, la luminosità massima, e il pulsante delle opzioni. Sta ancora caricando.
Intanto possiamo mettere anche la connessione dati, la possibilità di attivare o meno l'NFC, disattivare la rotazione e il risparmio energetico. Questa è la visione del meteo, per questo volevo farvela vedere e aspettare qualche secondo in più, perché direi che è molto bella graficamente con questo effetto. Con questo effetto live abbiamo un registratore per vedere i file, non per ma purtroppo non per modificare. Abbiamo solo Polaris Viewer, abbiamo Smart Word per installare delle applicazioni oltre al Play Store. Abbiamo varie funzioni comode tramite il pinch to zoom, che abbiamo ad esempio nei messaggi per visualizzare i messaggi a schermate più grandi, nella galleria per vedere così le immagini più in grande piuttosto che più in piccolo, e nella sezione dei video. Andiamo velocemente su YouTube, infine, per farvi sentire l'audio di questo terminale. Audio la cassa posta qua nel retro. Ecco fatto, audio in cuffia buono. Come potete vedere, come avete potuto sentire, anzi, il volume è veramente molto molto alto, purtroppo però la qualità non è delle migliori. In conclusione, terminale dal prezzo di 199 euro, da buono schermo, a parte gli angoli di visione, comunque buoni, non tra i migliori, ma comunque sia molto buoni. Schermo buono, a parte i neri, i bianchi sono molto buoni. Per quanto riguarda la parte browser è buono, come la fotocamera, la tastiera e la parte telefonica. Telefono che con la sua batteria da 1700 mAh arriva a fine giornata, inoltre ha anche l'NFC. Telefono da 199 euro che porta un buon rapporto qualità-prezzo. Per il momento è tutto, Upspara.